Monica nel finale già al suo quarto posto? Dopo. Torniamo in diretta per questa partita, la finale dell'Under 16, senza gara nel triangolare. Nel periodo non collegato ci siamo persi una tripla di Federico Torrisi e un appoggio di Giuseppe Marchese, che adesso è riuscito a conquistarsi un tiro dalla lunetta che trasforma due pari, 2-2 il punteggio in maglia nera i Milf Hunters, vincitori del girone, e dall'altra parte invece in maglia viola azzurra i ragazzi dell'Omega Mister Bianco. Adesso c'è un tiro di Signorino Junior che finisce dalle mani di Proto, che prova a servire caso. Adesso Giuseppe Marchese, penetrazione in due su di lui, subisce fallo di Torrisi fischiato dall'arbitro catalano. La terza gara del triangolare di finale dell'Under 16. Il Panthers contro Linton Ponchio. Sbaglia il libero Giuseppe Marchese, rimbalzo per i Mil Panthers con Pignataro che ci prova da due, il tiro è lungo. Rimbalzo delle mani di Proto per il Linton Ponchio, che hanno battuto le Tre Marie, così come i Mil Panthers nella prime due gare del triangolare dell'Under 16. Giuseppe Marchese prova uno terzo tempo laterale, a fine rimbalzo, l'ultimo tocco è stato dei viola azzurri e quindi palla nera. Palla nera con Signorino, prova penetrazione, ben marcato da caso, perde la palla, poi la recupera, in qualche modo appoggia il canestro, non va il tiro, è in due su di lui, non c'è fallo, adesso sì, invece Catalano fischia fallo e anche libero aggiuntivo per Alessandro Signorino. Catanese che gioca da un po' di tempo fuori, gioca a Roma, ma scuola Olimpia Abbattiati. Punteggio 3-2 con Signorino che può aumentare lo score. Who's Got Next, ottava edizione da piazza Beppe Montana qui a San Giovanni Galermo. Signorino con un po' di pretattica, sì, poi sbaglia però il libero. Adesso proprio sul perimetro, prova la penetrazione, ancora la marca Signorino, riesce a superarlo, poi alla fine rimbalzo alle mani di caso che regala il pallone a Torrisi sull'angolo per Pignataro. Prova la lunga distanza, tiro è lungo, rimbalzo strappato da Signorino che va poi a tirare, il tiro è corto, l'appoggio non va a canestro, nessun rimbalzo e ancora una volta, questa volta è lungo il tiro, chiama il fallo, non c'è, l'arbitro Mameli di Augusta non fischia, ancora un tiro, questa volta va a segno con Proto per i Linton Ponchio. Finali nazionali, ricordiamolo, in palio per questa partita. Torrisi ancora un canestro, è 4-3 per i Milf Hunters. Giuseppe Marchese cade a terra, subisce il fallo di Federico Torrisi, troppo stretta la marcatura del Under 16 dell'Alfa, qui non si risparmiano le manate, c'è una stoppata irregolare ancora una volta di Federico Torrisi su Giuseppe Marchese. Alti livelli quest'anno, Federico Torrisi ha fatto l'eccellenza con l'Alfa, mentre Giuseppe Marchese è stato protagonista anche in Serie D con il basket Mister Bianco, ma credo sia un 2007. Rimbalzo poi, ancora l'errore alla lunetta, tanti errori alla lunetta, provata il tiro da due con Giuseppe Marchese, il tiro è corto, rimbalzo ancora di Proto, sì, di Giuseppe Marchese, chiedo scusa, è Alberto Marchese lui. Che è tirato appunto è Alberto Marchese, chiedo scusa per l'errore. Palla nera per i Milf Hunters, penetrazione scivola, Signorino da terra prova a tirare, subisce il fallo di caso che si lamenta in maniera veemente con Catalano. Sorride Signorino, si è andato a prendere questo fallo, 1.40 alla fine di questa terza gara del triangolare Under 16 che dà in palio il titolo di campioni dell'Under da categoria appunto. Ancora errore a lunetta, ancora un rimbalzo di Marchese, prova penetrazione, tiro è corto, non c'è fallo, Signorino salva la palla, sembrava di stare andare fuori invece no, fa un servizio per Pignataro dall'angolo, spara a tiro da due, non va, rimbalzo di caso, Giuseppe Marchese, time out chiamato dalla squadra di Linton Ponchio, punteggio al momento sul 4-3, 4-4, dunque pari. Confermi lo fischio, no, non
Riprendiamo con la terza gara della triangolare Under 16 che dà il titolo di campioni dell'Under 16 Who's Got Next 2023. Giuseppe Marchese, il tiro è buono, 5-4 il punteggio per Inton Ponchio, 5-4 per i blu viola. Io Torrisi si in carta con stesso pallone, ragazzi. Danilo 54 secondi. 54 secondi alla fine di questo triangolare Under 16. Marchese subisce fallo, andare netta. Quinto fallo, punteggio di 4-5 con la possibilità di allungare per la formazione di Linton Ponchio. Già campione l'anno scorso con un altro nome nel torneo di Piazza Nettuno. Signorino subisce la difesa di caso, Signorino subisce fallo, va a segnare, canestro è buono. Dunque adesso 5 pari il punteggio, la possibilità di Signorino di fare un tiro pesantissimo che potrebbe dare anche la vittoria. Si ribalta la situazione dal più 1 per Linton Ponchio al pari con un libero per i Milf Hunters. Tiro è corto, ancora il errore libero, addio. 40 secondi, da giocare. Caso ci prova sotto, subisce il fallo di Torrisi, andata lunetta. 33 secondi. Vede Federico, 5-5, 33 secondi. Rimbalzo di Giuseppe Marchese, fallo l'ennesima errata di lunetta. Rimbalzo e fallo di caso sul Signorino. 27. Sarà il check, nessun tiro libero perché non è in atto di tiro. Ancora non è esaurito il bonus. Torrisi prende il blocco di Pignataro, ma davanti a sé il gioco di Linton Ponchio. Passi di Catalano, non c'è fallo. 20 secondi a giocare. Palla che scotta. E rischio overtime, 5-5 il punteggio. Passi di Marchese. 16 secondi da giocare, check di Torrisi con Marchese. Signorino, se a caso. Signorino prova la penetrazione, sono in due, raddoppiano. Si gira sul piede perno, va a segnare. 5 secondi da giocare. 3 secondi. Sono 3 secondi a giocare. Marchese cercherà il check. Prova il tiro da 2. Tiro è corto. Festeggiano i Milf Hunters, campioni della categoria Under 16. Milf Hunters che potranno andare alle finali nazionali di Roseto di LB3. E si conclude qui la partita dunque, a fine torneo. Andremo poi con le interviste post partita. Grazie per averci seguito, a breve andremo alle altre finali.